Buongiorno a tutti voi e bentrovati a questa nuova edizione del TG Flash di Teletruria. Oggi ricorrono 20 anni dall'attentato di Nassiriya e anche Arezzo avrà le proprie celebrazioni. La ricorrenza è oggi, 12 novembre 2023, 20 anni esatti dalla strage alla base Maestrale in Iraq, presidiata dai carabinieri. 28 i morti causati dall'esplosione di un camion carico di 400 kg di tritolo e liquido infiammabile, il più grave attacco subito dall'esercito italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale. E il prezzo in termini di vita sarebbe stato ancor più alto se non fosse intervenuto il carabiniere di guardia Andrea Filippa. Anche Arezzo domani avrà il suo momento commemorativo, come ogni anno, alle 11 al monumento eretto in ricordo dei caduti di Nassiriya, per mano del maestro Alessandro Marrone. E questo spirito di attaccamento al proprio dovere, questo essere riferimento per la collettività, questa vicinanza è il fil rouge del nuovo calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, realizzato con il contributo di Gramellini e di Pininfarina. Le storie descritte dalla penna di Gramellini narrano alcune delle gesta più eroiche, come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid. Una tiratura di 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in 8 altre lingue, un oggetto apprezzato e ambito. Cambiamo argomento. Gli agriturismi rappresentano un comparto decisamente importante per il territorio aretino. Con Coldiretti facciamo il punto della situazione sul settore ad Agritour 2023 che si chiude proprio oggi. Sono circa 650 le aziende agrituristiche presenti nell'Aretino, 490 delle quali rappresentate da Coldiretti. Un settore importante per il territorio, come spiega la presidente della Federazione Provinciale Lidia Castellucci in occasione della presenza di Coldiretti all'edizione 2023 di AgriEtour. Rappresenta a livello economico un grosso movimento e l'agriturismo sappiamo che è di supporto all'agricoltura, quindi tante aziende riescono a mantenere le produzioni anche grazie ai flussi turistici che hanno durante l'anno. Quindi Arezzo è proprio l'area più idonea per fare questo tipo di manifestazioni che ormai sono arrivate alla 21ª edizione. Quest'anno con piacere vediamo che è stata in parte rinnovata, quindi ci aspettiamo che porti buoni frutti per le aziende che saranno presenti oggi. Alla presidente di Coldiretti Arezzo abbiamo domandato se ci sono ulteriori margini di crescita per il futuro, per il settore agrituristico. Ci sono ancora spazi, ma soprattutto anche per migliorarci, quindi per migliorare quello che è l'offerta agrituristica per un pubblico che è sempre più esigente, cerca sempre più comfort, però anche il contatto con la natura. Quindi l'abilità di chi è proprietario di un agriturismo è proprio riuscire ad accogliere il cliente in un'atmosfera familiare con tutti i comfort, ma dove si respiri quello che è un'autenticità e un godimento del paesaggio e della natura. Momento comunque delicato per questo settore con i danni dell'alluvione che purtroppo hanno colpito anche le aziende agrituristiche toscane che comunque si rimboccano le maniche, come si suol dire, che puntano su quelli che sono i loro plus. Tra questi l'enoturismo, uno dei cavalli di battaglia del momento, e se ne è parlato anche di questo ad AgriEtour. L'enoturismo in Toscana, normativa, neuromarketing del vino e assaggi di esperienze è il tema dell'incontro svoltosi nell'ambito di AgriEtour, la fiera dell'agriturismo ad Arezzo, fiere e congressi. Abbiamo voluto, come Confagricoltura Toscana ed AgriTourist Toscana, nella giornata di oggi entrare nei dettagli dell'enoturismo. Uno dei cavalli oggi di battaglia del turismo rurale e dell'agriturismo, sempre di più le aziende interessate alle visite enoturistiche e alla didattica. Allora, per noi il vino è sicuramente uno dei prodotti di forza e di maggior attrazione da un punto di vista agroalimentare. Con l'enoturismo riusciamo però ancora meglio a valorizzare quello che è un territorio. L'enoturismo rappresenta una fase molto importante per le nostre aziende, ci ha permesso di far conoscere anche il nostro prodotto principale, che per molti sono il vino, adesso c'è anche l'olio, che è un altro fattore molto importante. Diciamo che l'agriturismo è il primo step, l'enoturismo è lo step successivo che fa alzare l'asticella della qualità.
a chi già fa agriturismo, cioè si valorizzerà ancora di più i prodotti locali e i territori. Presentato in Sala dei Grandi un nuovo strumento per i camminatori dedicato al Sentiero 50, si arricchisce dunque il percorso della sentieristica nel contesto provinciale. Un grande giorno per il club alpino italiano, si presenta il Sentiero 50, potremmo definire ormai definito tutto l'aspetto sentieristico della nostra provincia. Sì, diciamo che sostanzialmente abbiamo coperto con questa carta del Sentiero 50 tutta la dorsale della provincia aretina, perché praticamente attraversa longitudinalmente tutta la provincia dal lago Trasimeno al confine con l'Emilia Romagna. Per questo è chiamata la spina dorsale della provincia in fatto di sentieristico, ovviamente. È lungo circa 120 km e con i suoi affluenti copre una sentieristica di 800 km. Penso che sia un grosso lavoro. Senta Presidente, cosa significa avere questo strumento non solo per gli appassionati? Lo consideriamo noi un libro di testo per i camminatori, per i biker e anche per andare a cavallo. È evidentemente una mappa, nel vero senso della parola, ma una mappa dei sentieri che facilita lo spostamento outdoor sostanzialmente. Senta, lo potremmo definire un salto di qualità che ci equipara anche all'esperienza del Nord Italia? Diciamo, è un salto di qualità sicuramente rispetto alle altre due precedenti edizioni, sicuramente ha le caratteristiche di diciamo, fruibilità, ma anche di costruzione più tecnologicamente più avanzate. 3 giorni di formazione teorica e pratica per i medici di medicina generale all'ospedale San Donato in un seminario organizzato dalla pneumologia diretta dal dottor Raffaele Scala. Ospedale San Donato di Arezzo, le malattie polmonari sono importanti e riguardano tantissime persone, per cui è importante che il medico specialista come lei, dottor Scala, si raffronti sempre con il medico di medicina generale e quindi con il territorio. Voi avete organizzato questa giornata, come sta andando? Ma devo dire che sta andando molto bene, è un progetto diciamo di formazione moderno, anche un progetto sperimentale possiamo dire, che ha lo scopo di poter avvicinare sia il medico di medicina generale all'ospedale, sia lo specialista al territorio attraverso quella giornata di oggi, che è una giornata teorica, interattiva su argomenti sia di tipo diciamo scientifico, sia di tipo organizzativo sulle malattie respiratorie, e poi ci saranno 3 giornate pratiche in cui il medico di medicina generale verrà a toccare con mano effettivamente come il paziente che poi ritornerà al domicilio viene gestito a livello del reparto. Diciamo di pneumologia. L'obiettivo è mettere il paziente al centro, i bisogni del paziente al centro, quindi il paziente acuto o riacutizzato che necessita di un accesso in ospedale, in pronto soccorso, in un ricovero, certamente seguirà questo percorso, ma poi il paziente che ritorna al domicilio o il paziente cronico che è al domicilio e necessita di una gestione che deve essere congiunta fra lo specialista ospedaliero e il medico di medicina generale, deve poter beneficiare di una collaborazione, di una condivisione di conoscenze, di competenze, di percorsi fra gli specialisti ospedalieri e i medici di medicina generale e tutti i professionisti che insistono sul territorio e nell'ospedale. E noi torniamo ad Arezzo Fiere Congressi, perché non c'è solo Agri e Tour, si sta svolgendo anche Passioni in Fiera e uno degli stand più gettonati è quello dei tartufi bianchi e neri del Casentino. Come potete vedere da questa bellissima immagine catturata dal nostro Fabrizio, siamo alla Casentino Tartufi con Elisabetta. Allora, voi ovviamente vi occupate dei cosiddetti tesori della terra? Sì, noi siamo qui al Centro Affari, la terza edizione, a portare insomma le nostre eccellenze, nello specifico oggi tartufo bianco pregiato, tutto prodotto nostro toscano, e tartufo nero uncinato d'alta montagna del Casentino, più prodotti a base di tartufo, si va dalla salsa, si va dal burro, si va dai gallinaci e tartufo, un prodotto nuovo di quest'anno, gallinaci del Casentino e tartufo nero, la polenta, la cioccolata Pinky in onore al nostro cane di punta che si chiama Pinky, l'olio, il formaggio, il miele, insomma non manca nulla. Se uno vuol conoscere il buono della Toscana viene qua. Sì, indubbiamente sì.
Un libro per l'appunto dedicato alla cucina, che vuole essere anche uno spaccato della vita passata di Sansepolcro. Lo ha scritto Giuseppe Fanfani, avvocato già sindaco di Arezzo, presentato il libro nella biblioteca della città di Piero. La biblioteca di Sansepolcro ospita Beppe Fanfani, che presenta il suo ultimo libro. Ed è una curiosità e una novità. E qual è il tema? Si parla di ricette, ma soprattutto di storie di Sansepolcro, nella quale sono contenute anche delle ricette sempre di Sansepolcro. I ricordi sono i ricordi che vengono da casa mia, da quando ero bambino, di tante storie e vicende vissute in questa città che ha contribuito tantissimo alla mia formazione. Io sono di formazione borghese e rimango nell'animo borghese. Quindi anche ricette, ce n'è qualcuna a cui sei particolarmente legato? Una che ricorda la mia mamma, che si chiama i gobbi in parmigiana, che comincia così. Non so perché i gobbi in parmigiana piacessero tanto alla mia mamma. La risposta è molto semplice: la mia mamma era ghiotta come i gatti rossi, come diceva il povero Fabriciani macellaio. Quindi è un libro destinato a chi? È un libro che si legge velocemente, in un viaggio in treno, in un pomeriggio di pioggia. È un libro destinato ai borghesi, che attraverso il quale ricorderanno tante cose, tanti nomi. Quindi tanta nostalgia, è sicuramente un volume anche per un pensiero simpatico e piacevole per Natale, per sottolineare sempre quella vicinanza, quell'affetto che lega Beppe Fanfani alla città di Piero della Francesca. È un libro, sì, simpatico, così dicono, ma soprattutto un libro pieno d'amore per Sansepolcro. Noi chiudiamo con lo sport, con l'Amen Sba, che all'ultimo istante cede il passo a Serravalle Scrivia dopo una partita giocata punto a punto. Grande amarezza per l'occasione sprecata. Per un punto Martin perse la cappa e la Sba. La partita capita nel pallacanestro, uno sport che in certi frangenti sa essere davvero crudele. I ragazzi di Evangelisti tornano da Serravalle Scrivia in quella che era la trasferta più lunga del campionato a mani vuote. Il quintetto oritino ha avuto la possibilità di giocarsi il jolly proprio ai tempi supplementari, lo ha sprecato. La cattiva gestione di un possesso, culminata con un fallo sanguinoso di Perucchini, che ha fatto paro con uno precedente di Rossi, ha favorito i padroni di casa, che sono riusciti a trovare poi quel canestro che ha permesso loro di sorpassare i Bianco Amaranto e concludere la partita con una vittoria che sembrava isperata. Un match in verità equilibrato, che ha visto gli sconosciuti padroni di casa in leggerissimo vantaggio alla fine del primo tempo. Poi il finale si è acceso grazie alla spinta del quintetto aretino, che ha preso decisamente in mano le redini del gioco. Sotto di 5, 2 minuti dalla sirena, il punteggio è finito in parità. Necessario il tempo supplementare, dove è successo di tutto. Tra i singoli, in casa Sba si segnalano i 13 punti di Perucchini, i 14 di Zocca, i 18 per Toia, i 10 di Rossi e i 14 per Semprini Cesari. Per la Sba ora occasione del riscatto già domenica prossima nel derby contro il Lucca. E lo sport sarà in primo piano nella serata di Teletruria. Subito dopo il TG delle 20:30 potrete assistere a Domenica Sport in studio Luigi Alberti. La serata poi proseguirà con il film This Above All, Sono un disertore, del regista Anatol Litvak. Introduzione, come di consueto, affidata a Barbara Perissi e Luca Bindi. È davvero tutto per quanto mi riguarda. Termina qui questa edizione del TG Flash di Teletruria. A voi tutti un buon pomeriggio con la nostra programmazione.